Oggi abbiamo fatto una conferenza stampa per commentare questi gravissimi fatti che si stanno svolgendo e che stanno venendo alla luce. Finalmente la magistratura ha avuto il coraggio e la possibilità di squarciare questo velo di omertà che avvolge la capitale. Poi abbiamo scoperto un connubio inscindibile di affari e politica in un sistema di corruttele che è stato definito una cupola mafiosa, quindi un sistema, non singoli episodi. Cittadini sgomenti, noi ce lo aspettavamo, purtroppo devo dire noi ce lo aspettavamo, perché in quest'anno e mezzo di consiliatura abbiamo avuto modo di vedere tanto di quello che sta accadendo e abbiamo denunciato. A questo punto la valanga è iniziata e deve travolgere tutti, non c'è speranza di salvare nessuno, altri nomi stanno uscendo. Qui assistiamo veramente impotenti in questo momento a un'indagine che deve fare un repulisti della classe politica attuale, di quella precedente. Sono tutti coinvolti. Corruzione, sprechi e gli interessi dei cittadini mai presi in considerazione. Ora noi lo sapevamo, ma speriamo che anche voi iniziate a capire il motivo, iniziate a capire per quale ragione i cittadini e i loro bisogni sono sempre stati messi più che in secondo piano. Noi siamo pronti a governare questa città perché l'onestà deve andare di moda e questo è l'unico e l'ultimo esempio che ci dimostra quanto l'onestà può essere l'unica via per salvare questa città.